Oggi vediamo come si fa l'impasto con la lievitazione. Abbiamo bisogno di 1 kg di farina, 1 kg di acqua, 5 g di lievito, 4-5 g di lievito, visto che siamo, diciamo, più verso l'inverno, 35 di olio e 35 di sale. Se vieni a vedere ti faccio vedere la temperatura che deve stare la farina. La farina e l'acqua devono stare in frigorifero perché l'impasto, andando a scaldare molto, non dobbiamo farlo arrivare a una temperatura elevata, cioè sopra i 28 gradi, 27 gradi. Infatti, come vedete, sta a 7 gradi e mezzo. L'acqua è di frigorifero, sarà intorno ai 5-4 gradi. Adesso andiamo a prendere, a pesare 1 kg di farina. Siamo quasi a 500. Andiamo a prendere la farina e la mettiamo nel cestello. Andiamo a sbriciolare tutto il nostro lievito direttamente dentro la farina. Iniziamo con l'impastare con la foglia. La foglia ci serve per far amalgamare bene il tutto. Gli diamo una girata. Nel frattempo andiamo a pesare. Iniziamo con 800 grammi di acqua e poi gli andiamo a aggiungere gli altri 200. Gelata, fredda. D'inverno anche il ghiaccio invece dell'acqua. Vediamo se riusciamo a vedere. Neanche troppa. Stoppiamo la nostra passatrice. La apriamo e andiamo a mettere tutte le 800 grammi di acqua. Vieni a vedere qua. Adesso che facciamo? Chiudiamo l'impastatrice, iniziamo alla velocità 1, così la facciamo amalgamare bene. Dopo un po' andiamo alla 2. E poi andiamo direttamente alla 4, in questo caso qui è la massima. Siamo amalgamando e sta creando il glutine. Il glutine ci servirà poi per far sì che l'impasto si estenda ma non si strappi. Questo viene fatto solo con farine particolari con aggiunta di soia. Questa farina ha una forza di 300-330 W.
questo aspettiamo qualche minuto e poi andiamo ad aggiungere il sale. Sono passati circa 4-5 minuti. Andiamo piano piano a rallentare la nostra passatrice fino a fermarla, perché adesso andiamo ad aggiungere il sale. Infatti, se viene a vedere adesso l'impasto come si presenta, tutto giù, dopo 5 minuti. Allora, il sale cosa serve? Serve soprattutto a rafforzare la maglia glutinica, che è questa, che si vede, questo filamento. E infatti noi andiamo ad aggiungere 35 grammi di sale per il semplice fatto che, essendo l'impasto a 100% idratazione, se non abbiamo il sale e una farina forte, questi lavori non si possono fare perché la maglia glutinica si spappolerebbe. Abbiamo aggiunto il sale, richiudiamo la nostra impastatrice e andiamo a velocità 1. Per il semplice fatto che se no il sale strappa la maglia glutinica e l'impasto si rovina. Dopo che abbiamo visto tutto ciò dopo 2 minuti, 3 minuti che l'impasto, che il sale viene assorbito dall'impasto, possiamo riaccendere la massima velocità. La massima velocità in poche parole ci consente di sviluppare quel glutine tale da avere un impasto, come dicevo prima, è sensibile ma non che si strappi. Aumentiamo a 2. Adesso prendiamo la massima velocità. Andiamo a spegnere, questo è già l'impasto, diciamo, all'80%, già si sta formando il glutine, però come vedete è troppo lento. Allora andiamo a prendere il nostro olio. E gli altri 200 grammi di acqua. Andiamo a chiudere la nostra impastatrice, cominciamo a uno, li facciamo ben bene assorbire tutto, così schizzerebbe da tutte le parti. Non so se si riesce a vedere dentro l'impasto com'è.
stanno essendo chiamati. E adesso riandiamo alla massima velocità, sempre con la foglia. Dopo circa 10 minuti andiamo a togliere la foglia e mettiamo il ghiaccio. Passati circa 5 minuti, stiamo sempre a rallentare le nostre passatrici. La spegniamo, questo è l'impasto, e adesso andiamo a sostituire la foglia con il ghiaccio. Già qui si vede che il glutine si sta formando. Allora, togliamo la nostra foglia, vedete, c'è resistenza sull'impasto, cioè su quello che stava sulla foglia. Qui è chiaro, guardate, ancora sembra una crema. Adesso andiamo a togliere, a pulire bene la nostra foglia. La togliamo e mettiamo il gancio. Mettiamo giù e riaccendiamo al massimo. Abbiamo fermato adesso l'impastatrice togliendo il coperchio sopra, e far vedere adesso l'impasto come diventa. Sempre la massima velocità. Vedete che piano piano si sta staccando dalle pareti.
pasta è quasi pronta. Adesso lo fermiamo un attimo e facciamo riposare. Facciamo riposare l'impasto qualche secondo, così lui si rilassa e andiamo di nuovo piano piano, velocità 1. Diciamo che è pronto, però io voglio farlo legare un altro po'. Anche da sotto, è chiaro che dovete reggere l'impastatrice perché sennò vola. Ora andiamo a stoppare. E vi faccio vedere. Come l'impasto è un po' troppo caldo, dovrebbe, diciamo, ecco il glutine, questo è il glutine che si è formato. Ora vi faccio vedere la resistenza che ha l'impasto, eccola qua, questa è la resistenza dell'impasto, deve fare questo. Quando noi andiamo a toglierlo dalla parete, guardate, questo è l'impasto perfetto. Io lo farei girare un altro minuto. Ecco. Vedete che se lo sta portando tutto al centro? E adesso lo andiamo a togliere da qui e lo andiamo a mettere nella cassetta. Ecco qua. Prendiamo la nostra cassetta. Adesso lo togliamo. Nostra cassetta che è para per il frigorifero nostro di casa. Vediamo l'impasto a quanti gradi siamo riusciti a mandarlo, sicuramente anche troppo,
24 gradi e 7, 25 gradi. Basta che non superi i 28. Tutto che bene. Adesso devo prendere l'impasto e con cura, guardate, lo si mette qui dentro. Ecco qua, questo è l'impasto 100% idratazione, lo si lascia un'oretta, due fuori, magari d'estate un'oretta basta, d'inverno magari un'oretta e mezzo, due anche, a seconda di che temperatura abbiamo dentro casa. Si lascia qua e questo è l'impasto finale, vedete che rimane? Ecco, passo 100% idratazione. Buona pizza!